Buon pomeriggio a voi. Allora, era assolutamente nell'aria da un po' di giorni questa scissione all'interno del Movimento 5 Stelle. Si sapeva che, insomma, i due, e sto parlando ovviamente di Conte e di Maio, si sarebbero divisi. E così è successo. La guerra è semplicemente una scusa. Come molto spesso si tratta di lotte di potere all'interno dei partiti, così come in generale si lotta soprattutto per il potere e per un tornaconto di carattere personale. Ora, io ho seguito attentamente l'intervento ieri in tarda serata di Maio, che in buona sostanza su molti aspetti ha fatto anche un po' un mea culpa. Ora, la domanda che noi dobbiamo semplicemente farci, se credere a tutto questo, se questo è stato convincente l'intervento di Di Maio oppure no. A mio avviso assolutamente no, e ve ne spiego anche le ragioni, perché se veramente Di Maio si fosse pentito per quello che ha fatto subire, perché questa è la realtà agli italiani negli ultimi anni, lui si sarebbe dimesso da ministro degli esteri e avrebbe anche abbandonato il Movimento 5 Stelle e il Parlamento. Ed eventualmente con questo nuovo soggetto che lui aveva già pronto, perché è evidente che era già pronto insieme per il futuro, lo avrebbe presentato nella primavera dell'anno prossimo come nuovo soggetto politico e avrebbe cercato di ottenere i voti dagli italiani. Così è troppo facile, così dimostra chiaramente che è un pentimento falso, non è reale. La cosa ancora più ignobile sono i commenti che io ho avuto modo di sentire ieri già nel pomeriggio, perché era appunto nell'aria la cosa. E molti di questi commenti parlavano della maturazione di Di Maio. Di Maio è maturato rispetto a quello che era andato dai gilet gialli, Di Maio è maturato rispetto a quello che violentemente si era scagliato contro il Partito Democratico a proposito di Bibbiano. Ora, vedete, questa è una cosa che mi fa assolutamente sorridere, come se uno dovesse maturare a spese degli italiani. Questi sono veramente dei folli, questi che commentano la politica tra giornalisti, politici, opinionisti, scrittori. Questi sono veramente dei pazzi. Insomma, è girata questa voce, questo commento che Di Maio ha fatto il suo percorso di crescita. Ora è un uomo, è un politico più maturo ed è cresciuto, ripeto, a tutto questo alle spese degli italiani. E questo è assolutamente inaccettabile. È inaccettabile che un politico cresca a spese degli italiani, perché la politica folle da parte del Movimento 5 Stelle è andato ad danni degli italiani. E questo chiaramente noi non lo possiamo accettare. Ora attenzione a non cadere in questo tranello, perché io credo che insomma i due, la divisione sia reale, anche se poi qualcuno ha accennato l'ipotesi che sia un po' costruita la cosa, no? Per recuperare voti. Perché noi a un certo punto abbiamo avuto tre soggetti per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle. Il vecchio Movimento 5 Stelle, che ormai era morto, e loro sapevano che se si sarebbero presentati in queste condizioni alle prossime elezioni sarebbero spariti. E allora, voglio dire, non è così folle quelli che dicono che questo è un escamotage per raccogliere consensi, formando in pratica due nuovi soggetti politici, no? Perché di fatto, anche se Conte prosegue con il vecchio Movimento 5 Stelle, però è chiaro, essendo fuoriusciti 60 personaggi dal Movimento 5 Stelle stesso, questo è di fatto un qualcosa di diverso. E di diverso è anche il soggetto che presenterà insieme per il futuro Di Maio. E quindi attenzione a non cadere in questo tranello e pensare che tutti i due soggetti siano una cosa diversa
rispetto al vecchio Movimento 5 Stelle, perché così non è, perché quello che hanno dimostrato tutti, nessuno escluso, da Giuseppe Conte a Di Maio, è quello di fare politica per un proprio tornaconto personale, di non aver certamente a cuore le sorti degli italiani. Poi tra l'altro bisogna anche vedere da quale punto di vista si vedono le cose. Qualcuno dice che lui ha riconosciuto i suoi errori, come ad esempio, appunto, come ho detto poc'anzi, quando è stato in Francia dai gilet gialli e quando ha attaccato pesantemente il PD, il PD in generale, e anche per alcune questioni come quelle di Bibbiano. Ecco, bisogna intendersi se è cambiato in meglio o in peggio. Secondo il mio punto di vista, in peggio è cambiato, perché io ovviamente preferivo quello che aveva una particolare attenzione al movimento dei gilet gialli in Francia e anche si era scagliato, giustamente dico io, contro il Partito Democratico. Ricordo sempre che il sindaco, gli assessori di Bibbiano, rispetto ai fatti che sono successi negli anni passati, erano del Partito Democratico, e quindi coloro che dicono che lui da questo punto di vista è migliorato sono semplicemente personaggi che fanno parte del sistema. Io credo che Di Maio, più che essere migliorato, è entrato a far parte del sistema, si è in buona sostanza venduto al sistema, così come hanno fatto altri leader politici. L'errore, ripeto in conclusione, che noi non dobbiamo assolutamente fare, cascare in questo tranello che nelle prossime elezioni ci sarà del nuovo che si presenterà, si affaccerà alla politica, perché di nuovo non avrà assolutamente nulla, e tutti questi soggetti noi non dobbiamo seguirli. Questa è una cosa che dobbiamo avere ben in mente. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.